parliamo dei livelli di specializzazione e qui siamo in un bike hotel a Mattarello, Fly Bike Hotel. Siamo con Giorgio e Andrea, che sono i due soci che hanno realizzato questa sorta di destinazione di servizio ai bikers. In cosa vi caratterizzate innanzitutto, Giorgio? Beh, innanzitutto io penso che ci caratterizziamo in quello che è la possibilità di portare la bicicletta in camera. Noi ci serve, pensiamo che sia una bella idea, e l'abbiamo anche sul nostro sito, le foto con le bici in camera. Siamo poco distanti dalla pista ciclabile e qui funziona anche un servizio di noleggio. Esatto, siamo riusciti a stringere una collaborazione con un noleggio qua di Trento che ci riesce a fornirci tutte le varie tipologie di biciclette, che va dalla city bike all'electric bike fino anche alla downhill. Siamo lungo la pista ciclabile di Trento, grandi connessioni con le vallate e con le direttrici europee, ma a un certo punto ci sono anche, come dire, i servizi che riguardano l'ospitalità, la cucina. Noi abbiamo pensato a un'idea un po' easy, diciamo così, per quanto riguarda la ristorazione, non classica d'albergo, ma quasi vicino a un pub, una cosa che si possa mangiare con un giusto prezzo, delle cose buone, insomma. In modo particolare, oggi cosa possiamo assaggiare? Allora, oggi col pranzo, il galletto alla brace, che è la nostra specialità, oppure a pranzo abbiamo anche il menù del giorno con piatti freschi e insalatone. E poi una piccola chicca, una birra artigianale non filtrata. Abbiamo pensato a inserire dei prodotti a chilometro zero, e tra questi la birra. La birra che noi acquistiamo quasi per quasi tutta la produzione a un birrificio artigianale qui a Folgaria, e la serviamo qui a chilometro zero, cruda e non filtrata, nei nostri tank. E poi spazio anche ad eventi e spettacoli. Esatto, adesso abbiamo creato il giardino esterno dove organizziamo degli eventi e delle feste con dei balli di gruppo fino ai piccoli concerti e revival.